insieme a mio marito siamo riusciti finalmente ad aprire questa farmacia dopo 4 anni di passati con ricorsi e altre cose. Il comune di Ventimiglia ci ha aiutato molto in questa, soprattutto nella fase finale, quella dove la burocrazia era più presente. Abbiamo aperto questa sede con il nome Farmacia Roia proprio perché abbia il senso della zona, quindi Roia è la vallata, Roia è tutta la parte che... Roia con l'Ilunga, perché... Roia con la Ilunga, c'è una discussione su questo nome. Allora, dicono, i roverinesi dicono che Roia si scrive con la Ilunga in Italia e con la Y in Francia, quindi noi siamo italiani e l'abbiamo messo la Ilunga. Però sui giornali scrivono Roia con la Y. Noi siamo stati alle regole, ecco. I nostri servizi saranno servizi volti soprattutto alla gente del posto, quindi come prima cosa il servizio farmaci a domicilio, la consegna a domicilio per le persone impossibilitate a muoversi, quindi anziani, portatori di handicap, eccetera. Cercheremo anche di farci aiutare a cercare di capire che cosa la popolazione si aspetta da questa farmacia vent'anni. Vediamo anche la prenotazione degli esami. Prenotazione degli esami, certo, poi vabbè, misurazione della pressione. La prenotazione degli esami solo per i residenti? No, la prenotazione dell'esame basta avere la ricetta fatta dal proprio medico. Non avere poi un flusso di gente che viene a fare la prenotazione qua. Ma beh, lo fanno già tutte le altre farmacie. Tutte le farmacie ormai lo fanno, sì. E poi noi abbiamo cercato di appunto dare alla popolazione quello che in questi anni che noi giriamo da queste parti per vedere che cosa poteva essere utile, abbiamo raccolto delle voci e dei dati dalle persone, abbiamo cercato di soddisfare il più possibile, quindi l'omeopatia, la fitoterapia, la veterinaria che la gente riteneva interessante. Questa zona qui è popolata da anziani, giovani? Allora, ci sono famiglie, noi non abitiamo qui quindi non sappiamo perfettamente, però dalle informazioni dovrebbero esserci tanti, questi palazzi dietro sono tutti popolati da famiglie, anziani ce ne sono parecchi. Gli abitanti quanti sono qua nella zona? 4.000? Circa 4.000-5.000 comprese tutte le frazioni. Va bene.